Sbagliato dalle luci, ma cercherò di abituarmi. Dunque, grazie di essere venuti, buongiorno a tutti. Questa è la festa di Nazione Indiana, blog cosiddetto letterario, ma non solo, nato nel 2003, il 21 marzo del 2003, 10 anni fa. Con noi delle persone che se ne intendevano molto, come Giuseppe Genna e tanti altri. Abbiamo pensato di mettere al mondo questo sito, allora non è che ce n'erano tanti, e per fare un passo di lato rispetto alla nostra attività, che in molti casi era di scrittori. Volevamo buttarci dentro in una dimensione più larga e meno conosciuta. Allora abbiamo fondato questo sito. Sono passati molte persone dentro Nazione Indiana, alcune poi sono uscite, ne sono entrate altre di nuove. E poi dopo ci siamo separati, come era scritto, senza saperlo qua prima, no? Che noi non saremmo stati lì a menarcela come i politici, no? che fanno le correnti, che devono mediare tra le diversità, eccetera, libertà, intangibilità. No? E quindi nel momento in cui si sono precisate delle differenze di percezione, di programma, di progetto, eccetera, non siamo stati lì a menarcela, a incattivirci, a fare le maggioranze, le minoranze o cose di questo genere, no? Non è andato per la sua strada e amici come prima. È bello che adesso invece siamo ancora di qui, no? Quindi si vede che abbiamo dato vita a una specie di galassia dove ci sono tante stelle che girano, che cosano, certe volte tornano vicine, poi si allontanano di nuovo, poi alla fine del lungo giro tornano di nuovo vicino. Ecco, è bello che abbiamo messo al mondo questa roba qui e non una struttura rigida che non serve a niente, a nessuno. No, ma l'ho per una rivista letteraria, per una rivista che era letteraria, sociale, tante cose assieme. Un'altra strada. È successo che tutti i commentatori di Nazione Indiana, che fino al giorno prima dicevano «Ah, Moresco è un disastro qui, che schifo, Scarpa sei uno stronzo, eccetera, eccetera», se ne sono andati loro e hanno detto «Cazzo, se ne sono andati via i più fighi, rimanete voi che siete i grandi sfigati, non siete nessuno, Nazione Indiana non è più quella di una volta». E vi assicuro che non è stato facile, cioè io mi ricordo un 3 mesi in cui, devo dirlo, io e pochi altri sodali abbiamo tirato la carretta sotto il lancio dei pomodori, perché non si capiva bene se Nazione Indiana sarebbe andata avanti, cosa che non era così strano, perché... Sì. Come posso fare degli auguri senza limitarmi a una frasetta formale, però senza tirarla lunga? In 2 parole dirò questo. Quest'epoca ci dà degli strumenti, è un continuo proliferare di mezzi che ci offrono delle possibilità, ma se fate attenzione, questi mezzi ci impongono delle forme che ci sagomano, ci disegnano dei contorni addosso. Li conoscete benissimo, questi strumenti e i loro contorni, blog, Facebook, Twitter, con le loro forme presagomate, per esempio mettere i commenti nel blog o non metterli, accettare o no la logica del mi piace, non mi piace, restare dentro i 140 caratteri, eccetera. L'epoca ci detta i formati dentro cui agire. Non vorrei compiacermi troppo, ma mi pare che nello sfruttare gli strumenti che la nostra epoca ci offriva 10 anni fa, abbiamo cercato bene o male di ridisegnarli a nostro modo, con una forma nostra che non si limitasse semplicemente a ricalcare quella preformattata. Adesso non sto a ripercorrere nei dettagli in che modo l'abbiamo fatto, ma i risultati nel corso degli anni mi sembra che parlino da sé.
Scusate, si è spenta la pagina. Mancava però soltanto la frase di saluto. Eccola, l'ho trovata. Allora, il mio augurio a Nazione Indiana e al primo amore è questo. Continuiamo così, sfruttiamo le potenzialità sempre nuove che quest'epoca ci offre senza subirne le potenze. Tiziano.